Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cantare per te la mia voce tra gli angeli che lodano il tuo nome, benedicono il tuo sì, madre. Voglio donarti la vita mia perché sono tuo figlio nel cuore e nell'anima. Dal Libro di Cielo, volume 16, 4 dicembre 1923. Vedi, ciò sarebbe successo nella redenzione. Se la mia cara mamma non avesse voluto far conoscere che era la mia madre, che mi aveva concepito nel suo seno virginale, che mi nutrì col suo latte, la mia venuta sulla terra, la redenzione darebbe dell'incredibile e nessuno si sarebbe indotto a credere e a ricevere i beni che ci sono nella redenzione. Invece, col far conoscere la mia madre, chi era lei, la esente da ogni macchia, anche d'origine, un prodigio della grazia, come lei amò come teneri figli tutte le creature e per amor loro sacrificare la vita di suo figlio Dio, la redenzione ebbe maggiore importanza, si rese più accessibile alla mente umana. E vi formò il regno della redenzione con i suoi copiosi effetti. Sicché l'intrecciare mia madre nell'opera della redenzione non fu altro che dare maggiore importanza al gran bene che venni a fare sulla terra.
Dovendo io essere visibile a tutti, prendere umana carne, dovevo servirmi di una creatura della razza umana, che dovevo sublimare su tutti, per compiere i miei alti disegni. Ora, se ciò successe per formare il regno della mia redenzione sulla terra, così pure, dovendo formare il regno della mia volontà, è necessario che si conoscano altre creature, in cui deve avere l'origine e il principio il vero regnare della mia volontà, chi essa sia, quanto l'ho amata, come l'ho sacrificata per tutti e per ciascuno. In una parola, tutto ciò che la mia volontà ha disposto e versato in lei. 6 dicembre 1923, volume 16. Sappi che per attirare il Verbo e farlo scendere dal cielo, la mia mamma prese questo impegno di girare per tutte le generazioni e, facendo suoi tutti gli atti di volontà umana, lei ci metteva il volere divino, perché ne aveva tanto di questo capitale del volere supremo da sorpassare tutto quello che dovevano avere tutte le creature insieme, e ad ogni giro che faceva moltiplicava questo capitale. Onde io, Verbo Eterno, vedendo che una delle più fide delle nostre creature, con tanta grazia e amore, aveva cosparso tutti gli atti umani col volere divino, prendendo a petto suo ciò che ci voleva per fare ciò, vedendo che nel mondo c'era il nostro volere, attirato, scesi dal cielo. Volume 16, febbraio 1924. Figlia mia, le pure gioie della creazione, i miei innocenti trastulli con la creatura, li ho goduti, ma ad intervalli, non perenni. E le cose, quando non sono stabili e continue, accrescono maggiormente il dolore, fanno più spasimare di goderle di nuovo, e si farebbe qualunque sacrificio per renderle permanenti. In primo luogo, godetti le pure gioie della creazione, quando, dopo aver creato il tutto, creai l'uomo, finché lui peccò. In secondo luogo, godemmo le pure gioie della creazione quando, dopo tanti secoli, venne alla luce del giorno la Vergine Immacolata, essendo stata lei preservata anche dall'ombra della colpa e possedendo tutta la pienezza della nostra volontà, non essendoci stata tra lei e noi nessuna ombra di rottura tra la volontà sua e la nostra, ci furono restituite le gioie, i nostri trastulli innocenti. Ci portò come in grembo tutte le feste della creazione, e noi le demmo tanto. E ci divertimmo tanto nel dare, da arricchirle in ogni istante di nuove grazie, nuovi contenti, nuova bellezza da non poterne più contenere. Ma l'imperatrice creatura non durò a lungo sulla terra, passò nel cielo, e non trovammo un'altra creatura nel basso mondo che perpetuasse i nostri trastulli e ci portasse la gioia della creazione. In terzo luogo, godemmo le gioie della creazione quando io, Verbo Eterno, scesi dal cielo e presi la mia umanità. Ah, la mia diletta mamma, col possedere la pienezza della mia volontà, aveva aperto le correnti tra il cielo e la terra. Aveva messo tutto in festa, cielo e terra, e la divinità, stando in festa per amore di così santa creatura, mi fece essere concepito nel suo seno virginale, dandole la fecondità divina, per farmi compiere la grande opera della redenzione. Se non ci fosse stata questa Vergine eccelsa, che prese il primato nella mia volontà, che fece vita perfetta nel mio volere, vivendo in esso come se non avesse la sua, e che col fare ciò mise in corrente le gioie della creazione e le nostre feste, mai il Verbo Eterno sarebbe venuto sulla terra per compiere la redenzione dell'umano genere. Vedi dunque come la cosa più grande, la più importante, la più soddisfacente, quella che più attira a Dio, è il vivere nel mio volere. E chi vive in esso vince Dio e fa donare da Dio doni così grandi da far stupire cielo e terra, e che da secoli e secoli non si erano potuti ottenere. Oh, come la mia umanità, stando in terra e contenendo la stessa vita del volere supremo, che anzi era inseparabile da me, portava in modo tutto completo alla divinità tutte le gioie, la gloria, il contraccambio dell'amore di tutta la creazione. La divinità fu tanto felicitata che mi diede il primato su tutto, il diritto di giudicare tutte le genti. Oh, quale bene ottennero le creature sapendo che un loro fratello che tanto le amava e tanto aveva sofferto per metterle in salvo doveva essere il loro giudice.
La divinità nel vedere in me racchiuso tutto lo scopo della creazione, come se si spogliasse di tutto, mi concedette tutti i diritti su tutte le creature. Ma la mia umanità passò in cielo e non restò sulla terra che perpetuasse il vivere del tutto nel volere divino, e quindi elevandosi su tutti e su tutto nella nostra volontà ci portasse le pure gioie e ci facesse continuare i nostri innocenti trastulli con una creatura terrestre, sicché le nostre gioie furono interrotte e i nostri giochi spezzati sulla faccia della terra. Vedi, sono passati circa 20 secoli da che le vere, le piene gioie della creazione sono state interrotte, perché non trovammo capacità sufficiente, spogliamento totale di volontà umana in chi poter affidare la proprietà del nostro volere. Ora, per fare ciò, dovevamo scegliere una creatura che più si avvicinasse e si affratellasse con le umane generazioni. Se avessi messo come esempio la mia mamma, si sarebbero sentiti molto distanti da lei. Avrebbero detto: ma come non doveva vivere nel volere divino? Se fu esente da ogni macchia anche da origine, quindi avrebbero scosso le spalle e non si sarebbero date nessun pensiero. E se mettevo come esempio la mia umanità, peggio, si sarebbero spaventati ancora di più e avrebbero detto: era Dio uomo, ed essendo la volontà divina vita sua propria, non è meraviglia il suo vivere nel volere supremo. Dunque, per fare che nella mia chiesa potesse avere vita questo vivere nella mia volontà, dovevo fare la scala, scendere più in basso, scegliere da mezzo a loro una creatura. Soprattutto questo terzo paragrafetto è stupendo e avremo modo certamente di meditarlo approfonditamente, andando in ordine, come sempre, nella meditazione. Nello scritto del 4 dicembre torna ancora il concetto fondamentalissimo e importantissimo, o meglio viene puntualizzato da Gesù, relativo al realismo dell'incarnazione e alla credibilità dell'incarnazione. Quindi ci fu un intreccio profondo, inestricabile tra Gesù e tra Maria, che da Gesù fu voluto per rendere credibile l'incarnazione e la redenzione. Noi sappiamo che su questo tema, chi ha studiato teologia, conosce bene che nei primi secoli ci fu tanto di quel marasma interminabile per andare in qualche modo a negare la vera divinità di Gesù, la verginità della Madonna e tutte le altre, la vera, scusate, umanità di Gesù. La vera umanità di Gesù fu il primo grosso scoglio. I doceristi pensavano che fosse una cosa apparente, e sempre tornò questa cosa, no? È impressionante. Invece, certamente il concepimento di Gesù fu miracoloso, la nascita fu miracolosa, però l'allattamento che Gesù ebbe dalla mamma fu vero. Il fatto che lui fu veramente un bambino che crebbe in una famiglia umana, composta da Giuseppe e da Maria, veri sposi, anche se non marito e moglie, era tutto vero. Questo perché le opere di Dio, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, sono opere di un'intelligenza infinita e quindi sono perfettissime fin nei minimi dettagli. Questo dovrebbe essere sempre presente al nostro cuore prima di parlare troppe volte a vanvera su quello che Dio fa, perché quello che Dio fa noi non lo capiamo. Ma è di una perfezione che meglio di così non si potrebbe né concepire, né fare, né pensare. Ecco, e questo discorso della credibilità della redenzione si aggancia con l'ultima parte dello scritto del 22 febbraio del 24 che abbiamo letto.
Come può essere credibile che la divina volontà possa essere vissuta da un essere umano? Che un essere umano possa fare vita divina? Che un essere umano possa sbancare il cielo e ricevere dal Signore doni così grandi da far stupire cielo e terra, che da secoli e secoli non si erano potuti ottenere? Chi potrebbe anche lontanamente pensarlo una cosa di questo genere? Se non ci fosse stato, come qui, anche qui un esempio, dice: l'ho vissuta io la divina volontà, bella forza, io sono il figlio di Dio fatto uomo, l'ha vissuta la divina Maria, sì, bella forza lo stesso, è immacolata, c'è un abisso tra una creatura immacolata e una creatura che immacolata non è. Sì, noi tutti quanti, la splendida ascetica spiritualità e teologia mariana, sempre proposto la Madonna come esempio di virtù, no? Ma c'è un canto che non è che vuole scoraggiarsi, però dice in parte la verità: vogliamo vivere come Maria, è irraggiungibile, però non ci possiamo arrivare a delle vette di quella proporzione, no? E quindi dice Gesù: l'uomo avrebbe facilmente pensato, dice, ma no, questa non è roba per noi comuni mortali, questa è roba per il figlio di Dio fatto uomo, questa è roba per l'Immacolata, che certo è una di noi, ma si trova su un altro pianeta, insomma, no? Chi la può raggiungere la Madonna? È troppo bella, è troppo grande, è troppo santa, insomma, no? Ci sforziamo di imitarla, ma siamo come dei rospi, insomma, che cercano di imitare un principe, insomma, no? Quindi in maniera così goffa, così a volte proprio grossolana e impacciata, non saprei come altro dire, no? Perché è così, noi siamo così. Siamo impastati purtroppo di terra, siamo pieni di miserie, di debolezze, di imperfezioni, di peccati purtroppo a volte. Che facciamo? E Gesù dice no. Ci abbiamo la dimostrazione. Quindi le ragioni della scelta di Luisa non sono soltanto delle ragioni di ordine e di convenienza, no? Quindi seguire lo stesso ordine, no? Dio fa così, parte da lui, uno, molti. Così fu per la creazione, la coppia Adamo ed Eva, perso l'uno, perso tutti. Così fu per la redenzione, la coppia Gesù e Maria, acquistato uno, conservato uno, acquistato tutti. E così fu per il regno della divina volontà. L'asse qui è da concepire con Eva e Maria, una nuova vergine che vive in questa vita. Vive questa vita, però essendo nata non solo umanamente, ma essendo nata con la colpa d'origine. Luisa è stata battezzata, Luisa riceveva i sacramenti, compreso quello della confessione. Quindi non è impossibile. Per quanto sia cosa che quando uno ci pensa con attenzione, soprattutto quando uno, sforzandosi di vivere un po', di cominciare a entrare un po' in questo mondo, comincia timidamente, sporadicamente, embrionalmente, a sentirne i benefici, veramente pensa che stiamo nel regno delle favole. E questa è una favola divina, questa è una favola divina, però, che a differenza delle favole, che le favole restano tutte quante nella fantasia, è questa una favola storica, quindi possibile, da vivere. Si può vivere una favola? E come no, si può vivere. Si può vivere. Ed è questa. Prima di tornare e di approfondire il terzo paragrafetto, passiamo un attimo al 6 dicembre 1923, che riprende un tema che abbiamo già visto nelle meditazioni dei giorni scorsi, cioè il Verbo si è incarnato non solo perché, dobbiamo sempre ricordare questi tre passaggi, per comprendere anche, cioè noi nel mese di maggio dobbiamo dilatare il cuore e comprendere che la gratitudine che dobbiamo avere verso la Madonna è immensa, certamente subordinata e seconda a quella che dobbiamo avere nei confronti di Gesù, perché con Gesù non può competere nessuno, neanche lei. Ecco. Però immediatamente dopo
la dobbiamo avere nei suoi confronti, perché lei certamente è stata scelta da Dio, ma non è che si è data da fare, di più. E nel suo darsi da fare mirabile, nel divin volere, ha consentito l'opera dell'incarnazione. Se per assurdo si fosse data poco da fare, meno da fare o per niente da fare, noi stavamo ancora a carissimo amico, si dice dalle mie parti, abbandonati nella schiavitù del demonio, senza neanche alcuna redenzione, senza nessun sacramento, senza la Chiesa, senza niente. E cosa ha fatto? È vissuta lei nella divina volontà, ma ha preso questo impegno di girare per tutte le generazioni. E ha fatto suoi tutti gli atti di volontà umana, ma cioè, poi ogni tanto nella meditazione bisogna un attimo fermarsi e focalizzare, no? La meditazione non è una lettura veloce, è una lettura attenta che poi penetra. Allora, ciascuno che ascolta, pensi semplicemente alla sua vita. Quanti anni ha? 30 anni, 35, 40, 50, 60, 20, non lo so, no? Cioè, allora, fai a interrogare. Da quando sei nato, d'accordo? Qualcuno non ti ricordi benissimo, ma quanti atti di volontà umana hai fatto? Pensiamo a quanti ne facciamo soltanto in un giorno. Quanti? Qualcuno li sa, cioè, non solo li sa numerare, ma noi sappiamo dare un ordine di grandezza. Io dalla mattina alla sera quanti atti farò di volontà umana? Ma tanti sicuramente, no? Perché quando noi siamo coscienti, salvo i gesti appunto inconsci, ma la volontà è in continua attività. Cioè, io per esempio, magari adesso sto parlando, sto ascoltando. Anche se non è una scelta pienamente consapevole, no? Però magari io parlando, magari gesticolo un pochino. Io potrei, facendo un atto di volontà, mettere le mani ferme e dico non gesticolare e impormi di non gesticolare. Quindi tutti quanti i gesticolamenti che faccio sono in qualche modo comunque atti umani e in qualche modo volontari, anche se non pienamente coscienti, non pienamente scelti e volontari, no? Così come sto seduto con le gambe a 90 gradi, sto seduto con le gambe accavallate, sto seduto con le gambe distese. Quindi la nostra volontà è un vulcano, non sta mai buona, no? Cioè, quindi già pensare agli atti umani di un essere umano vivente oggi, di un giorno, è difficile. Pensiamo a tutta la vita e pensiamo a quanti uomini della razza umana saranno già susseguiti fino adesso. Noi sappiamo quanti ce ne stanno adesso, sappiamo quanti ce ne stanno da non a questa parte. Oggi possiamo fare una bella ricerca sul web, andare a fare le statistiche, andare a vedere quante persone sono sul pianeta Terra, quante persone nuove nascono ogni anno, quante ne muoiono ogni anno. Sicuramente si trovano tutti i dati nei minimi particolari aggiornatissimi, ma così non era per le generazioni di prima. Cioè, quindi capiamo cosa significa aver rifatto tutti gli atti di volontà umana, averli fatti suoi. Cioè, è una cosa pazzesca, cioè non si perde completamente, no? E ci metteva il volere divino, andava a mettere il suo ti amo dappertutto. E ad ogni giro che faceva moltiplicava questo capitale, il capitale del volere supremo, il vero capitale, altro che i soldi, da sorpassare tutto quello che dovevano avere tutte le creature messe insieme. E Gesù chiosa il tutto, vedendo che una delle mie più fide creature aveva fatto tutto questo, prendendo a petto suo ciò che ci voleva per fare ciò, quindi vedendo che nel mondo c'era il nostro volere, non solo nel cuore di Maria c'era il nostro volere, Gesù dice vedendo che nel mondo c'era il nostro volere. È chiaro che il volere che ha messo, il volere che si mette nel mondo con i giri che anche noi possiamo. Che anche noi possiamo compiere, e non è come se una persona scegliesse di entrarci, d'accordo? È come una sorta di, come dire, di copertura.
Però quella copertura non è un fatto immaginario, è un fatto reale. È un'operazione spirituale, ma che produce effetti reali. Produce questa sorta di copertura, copertura che poi, diciamo così, provoca degli effetti, delle grazie nelle anime, certamente in misura quasi nulla se l'anima è completamente indisposta, discreta se c'è qualche minimo spiraglio aperto, e poi se fosse ben disposta, anche grande, no? In ogni caso, questo ramo non lo ha fatto. Ed è un vero e proprio ufficio, d'accordo, che ha cooperato, creandone le condizioni, le disposizioni perché l'incarnazione avvenisse. Questo deve riempire il nostro cuore di una gratitudine infinita nei confronti della Divina Maria. Poi Gesù dice una cosa bellissima. È impressionante vedere come questi scritti, insomma, cioè a volte la divinità, Dio, ha dei parametri non molto dissimili dai nostri, no? Allora, noi nella vita possiamo avere delle cose bellissime, cioè qual è per esempio una caratteristica per cui il paradiso è un bene sommamente auspicabile? Non soltanto perché si è felici, ma perché si tratta di una felicità perenne, senza interruzioni e senza nessuna possibilità di perderla. Io mi provo a immaginare, si sente ogni tanto, chi ha la grazia di poter, che c'hanno le apparizioni della Madonna, saranno felicissimi quando vedono la Madonna e quando appare, no? Saranno felicissimi durante l'apparizione, ma quando la Madonna scompare, sarebbe da chiederlo, ma penso che non sia difficile, insomma, comprenderlo, no? Penso, insomma, che scendano veramente le tenebre, cioè, allora, una persona del genere certamente ha delle grazie immense. Però c'è anche delle sofferenze immense che noi non conosciamo, perché una persona che non conosce una gioia così grande, poi lo spiega anche Luisa nei suoi scritti, no? Non vivrà quel dolore così lacerante, di che l'apparizione quanto dura? 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, un'ora, la storia delle apparizioni mariane è costellata, insomma, di diversità, ma può durare tutta la giornata, ma comunque finisce. Ecco, Gesù dice, vedi, e i miei trastulli e i miei godimenti con la creazione, sì, io li ho goduti, ma a intermittenza, a intervalli. C'è stato un tempo, io non so se negli scritti viene specificato, non avendo ancora completata la lettura, quanto tempo Adamo è rimasto nello stato di innocenza originale. Adamo idea, potrebbe essere un mese, un anno, 10 anni, 20 anni, 30 anni, non lo so. In ogni caso è finito il peccato originale. E poi dopodiché, se mi si passa l'espressione, il nostro Signore ha fatto digiuno dai trastulli della creazione fino a quando non è venuta sulla terra la Madonna, fino a quando non è stata concepita Maria Santissima. Ha fatto un lungo digiuno, un digiuno di millenni, mica di qualche minuto. Poco dopo, ecco, la festa si è completata con l'incarnazione del Verbo, quindi nel tempo in quei 33 anni in cui c'erano tutte e due sulla terra, insomma, la divinità ha ricevuto molti trastulli. Poi Gesù è uscito di scena, la Madonna è rimasta qualche altro tempo, e poi abbiamo finito. Abbiamo finito per altri 20 secoli. Ecco, però dopo l'ultimo passaggio del post 20 secoli, adesso c'è qualcuno che desidera ridare a Dio i trastulli, come lei li chiama, innocenti con la creatura? Cioè, qui non c'è solo un problema, noi pensiamo molte volte che sia un problema soltanto, vabbè, se lo faccio o non lo faccio sono affari miei, non sono soltanto affari tuoi. Così come il peccatore dice, ah, beh, io pecco, ma tanto, cioè, sì, se lo so che Dio non vuole, ma tanto pecco io, sono affari miei. No, no, non sono affari tuoi. Perché il peccato fa stare male Gesù, in un certo senso, lo offende, in questo senso, nel senso che soffre nel vedere la creatura andare al suo disfacimento. E il non vivere nella divina volontà, potendo farlo, toglie a Dio oggettivamente la gioia di un trastullo con la sua creatura.
non è soltanto un problema personale. È chiaro che un'anima animata dall'amore sincero, cioè se sa, io lo capisco, io sono il primo a stupirmi, a dire, ma dico, scusate, ma abbiamo detto che questa è una favola, no? Speriamo che sia una favola e non arriviamo al livello di scherzi a parte, no? Cioè, dico, io con tutto quello che sono posso dare un trastullo a Dio, un divertimento, cioè, quindi Dio diceva, ci divertimmo tanto nel dare, arricchirla in un istante di nuove grazie, nuovi contenti, nuova bellezza da non poterne più contenere. Cioè, quando Dio ha trovato una, come era la Madonna, che gli aveva dato carta bianca, Dio si è divertito. Cioè dice, e adesso diamogli un'altra gioia di quelle che non si aspetta, vediamo che faccia fa. Cioè, è lecito, come dire, in qualche modo, adesso è semplificato, però pensare a un contesto del genere, cioè, che significa l'italiano? Ci divertimmo tanto nel dare. L'arricchirla ogni istante di nuovi grazie, nuovi contenti, nuova bellezza da non poterne più contenere. Godeva il Signore nel far godere la Madonna in continuazione e si divertiva. Dio si diverte? Oggi abbiamo imparato. Ah, come no? Dio si diverte. Dio si diverte come? Si diverte, ha detto lui. I divertimenti non sono soltanto il grande desiderio degli uomini, si diverte pure Dio. E gli va a divertirsi. Gli va come? Non trova possibilità di divertirsi perché non gliela diamo noi la possibilità di divertirsi. Oh. Per quanto possa sembrare strano, se l'italiano significa qualcosa, qui questo c'è scritto. E quindi, di nuovo, viene ribadito, e stavolta in termini proprio di necessità, che se non ci fosse stata questa Vergine eccelsa che prese il primato nella mia volontà, che fece vita nel mio volere e tutte le altre cose, mai il Verbo Eterno sarebbe venuto sulla terra per compiere la redenzione, mai. Ecco. E poi abbiamo visto, la meditazione bella che è terminata, il senso anche della presenza di Luisa, no? Solo che Gesù spiega, sono passati 20 secoli e queste piene gioie della creazione sono state interrotte perché non trovammo capacità sufficiente, spogliamento totale di volontà umana in chi poter affidare la proprietà del nostro volere. Qui si tratta, ripeto, non di fare qualche piccolo atto, ma di spogliarsi della nostra umana volontà, proprio spogliarsi. Quando le circostanze della vita ci pongono in condizioni di doverci proprio spogliare, uno lo capisce, no? Se deve andarsi a fare la doccia o cose di questo genere, ecco, quindi però addosso non c'ha più, i vestiti non ci stanno più, non c'è più niente, uno è nudo. Allora la nostra volontà in noi deve rimanere così come i vestiti rimangono quando ci spogliamo, cioè non ce ne sta proprio più. Ovviamente non nel senso, perché la volontà è una facoltà, non possiamo noi, cioè non si tratta di diventare ebeti, d'accordo, o animali che non hanno la facoltà volitiva, ma si tratta di impedirle di fare atti propri, sia nel contenuto, cioè io faccio quello che voglio, o quello che mi piace, o quello che mi pare, sia nella fonte, cioè io agisco avendo me come principio, questa è l'importanza del fondersi, del mettersi nel divin volere, del fare l'atto attuale. Quindi né il contenuto, né il principio, né tantomeno il fine, sia soggettivo, cioè per chi faccio una cosa, sia oggettivo, perché faccio una cosa. Questo significa spoliazione. Rinuncio ad essere io il principio dei miei atti. Rinuncio a fare una cosa, punto primo, che non piace a Dio, punto secondo, che non sono certo che sia da Lui sottoscritta, approvata o voluta. Terzo, lo faccio solo per Lui. E quarto, lo faccio solo al fine di piacere a Lui, per la sua gloria e per il bene delle anime, la rettitudine di intenzione. Allora sì, allora cominciamo a ragionare.
Quando si trovano queste sincere disposizioni, questo dono sicuramente nell'anima scende, senza nessun dubbio. Da dopo Luisa le porte sono aperte. Non lo riceve soltanto chi realmente non lo vuole. Santa Vergine Divina Maria, oggi abbiamo visto molti altri motivi per dirti molti grazie, per capire quanto sei grande e importante nell'opera della redenzione e della santificazione. Ne abbiamo scoperto anche uno nuovo. Ecco, dobbiamo ringraziarti perché hai concesso a Dio di potersi divertire un po' con te. È una cosa importante, molto più importante di quanto pensiamo, insomma. Poter dire io ho fatto divertire Dio, insomma, quindi vedere, insomma, come il Signore ti ha guardato e ti guarda, non solo che non gli hai dato nessuna offesa, nessun motivo di dispiacere, non solo che le sei piaciuta in tutto e si è compiaciuto di ogni tuo palpito, ogni tuo gesto, ma l'hai fatto proprio divertire. Ecco, qui verrebbe da farti una domanda un po' folle, ecco. Non la facciamo, ma la pensiamo, o meglio la sogniamo. Possa per la tua intercessione il divino volere regnare nei cuori nostri e di tutti coloro che realmente lo vogliono. Adveniat regnum tuum, adveniat regnum Maria. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.